Ciao a tutti e benvenuti al primo tutorial per Alteryx. Oggi vedremo come muovere i primi passi con questo software. Questa che abbiamo davanti è la schermata principale del programma, l'interfaccia utente. Come potete vedere qui in alto abbiamo la barra con tutti i nostri strumenti. Questa parte qui centrale è l'area di lavoro dove possiamo trascinare gli strumenti per creare il nostro workflow, e sulla sinistra invece abbiamo la colonnina con le configurazioni. Probabilmente quando aprirete per la prima volta il programma non avrete la finestrella dei risultati. Per farla comparire basterà cliccare qua su View e aggiungere Results. La colonna delle configurazioni e la finestra dei messaggi possono essere visualizzati sia in modalità sganciata, in modo che rimane così al di sopra di tutto quanto, oppure come una tab messa qua di fianco al foglio di lavoro, o ancora inserita dove vogliamo noi. Vedete, esce fuori questo pannellino. Ora a me viene comodo utilizzarla così perché in questo modo qui ho la sezione delle configurazioni, qui vedo istantaneamente i miei risultati e qui nella parte centrale invece ho il mio lavoro. Probabilmente anche la barra con gli strumenti non sarà come la mia che vedete adesso, vi basterà cliccare qua sul più e potrete scegliere quali strumenti visualizzare. Di solito c'è la Getting Started, sono gli strumenti quelli più utilizzati. È possibile scegliere anche creare una barra proprio specifica per il tipo di lavorazione che vogliamo andare a fare o vederle tutte quante. Altra cosa importante, qui abbiamo la tab dei nostri strumenti preferiti e diciamo che è abbastanza comoda perché molti strumenti sono, ad esempio questi qui della barra sviluppatore, sono in fondo e tutte le volte bisogna cliccare per andare a cercare la tab. Quindi se noi vogliamo mettere uno qualsiasi di questi strumenti tra i preferiti, ci basta cliccare col destro e scegliere Aggiungi i preferiti. Se tra i preferiti non lo vogliamo più, rimuovi e quando la riapriremo non ci sarà più. Ora, se noi inseriamo un qualsiasi tool nella nostra area di lavoro, vediamo che se ci clicchiamo sopra ci uscirà la configurazione del tool. Se invece clicchiamo su un qualsiasi punto bianco della nostra area, ci usciranno le configurazioni dell'area. Vediamo qua di interessante, ad esempio, abbiamo la disposizione del tool, se la vogliamo orizzontale, quindi l'andamento sarà così, oppure se lo vogliamo verticale, l'andamento sarà invece così. Possiamo scegliere se mostrare o no le etichette, volendo anche inserendo anche il nome del tool che abbiamo scelto. Questa tab qui è interessante nel momento in cui andremo a costruire delle app oppure delle macro, a seconda. Se io dico che è un workflow standard, non avrò niente. Se invece gli dico che è un'app o una macro, avrò questo simbolino a forma di lampo, che non è nient'altro che il connettore di tutti questi strumenti dell'area interface che servono appunto per configurare le macro e le app. Se invece mettiamo che è standard, tutte queste cose qui spariscono. Bene, ora proviamo a creare un piccolo workflow semplice così per iniziare a capire come funziona. Trasciniamo l'input tool, andiamo ad aprire un file che in realtà è già presente negli esempi del
di Alteryx, così siamo sicuri che ce l'abbiamo tutti quanti. Programmi, Alteryx, samples, sample data, andiamo a cercare il file che si chiama Customer with Transaction. Lo apriamo. Ci verrà chiesto quale foglio di lavoro vogliamo utilizzare. Ora questo file, se lo apriamo proprio in Excel, vediamo che presenta un solo foglio di lavoro che si chiama output, quindi qui dentro vedremo soltanto l'output. Apriamo. Ed ecco che qui abbiamo un'anteprima con, mi pare, le prime 100 righe del nostro foglio. Altre cose che si possono fare in questa finestra, ad esempio, se sappiamo già a priori che vogliamo solo le prime 55 linee, scriviamo 55 e avremo soltanto le prime 55. Se sappiamo già che vogliamo utilizzare solo una matrice, clicchiamo qua su output seguito dal dollaro. Subito dopo il dollaro noi possiamo mettere le coordinate, ad esempio da A1 a B15. Ed ecco che abbiamo soltanto le righe che siamo andati a chiedergli. Altra cosa interessante, questa casellina, se noi la selezioniamo, diciamo ad Alteryx di considerare la prima riga del foglio di Excel come dati e non come le intestazioni di colonne. Infatti, vedete, succede questo. Se invece noi la togliamo, vengono presi giusti i nomi di colonne. Se abbiamo un file di Excel in cui non c'è il nome delle colonne, ma parte subito diretto con i dati, dobbiamo cliccare quella casellina lì. Ora vediamo di fare qualche operazione molto semplice. Possiamo trascinare un select che ci permette di selezionare quali colonne vogliamo visualizzare successivamente, quindi di togliere quelle che non ci servono. Allora, diciamo che noi vogliamo, da questa tabella vogliamo calcolare quant'è la spesa media di ogni cliente. Quindi l'ID del cliente ci serve, lo store number no. Il segmento neanche, nome e cognome neppure, l'indirizzo no, lo stato. Ed ecco che le colonnine che non volevamo sono state tolte. Abbiamo detto che vogliamo calcolare la media della spesa per ogni cliente, quindi avremo bisogno di raggruppare i nostri dati in base al customer ID. Farci la somma delle visite per ogni cliente e farci la somma della spesa sempre per ogni cliente. Ecco che abbiamo cliente, la somma delle visite e quanto ha speso. Ora passiamo un attimo a questo pannellino qua sotto, che è quello dei messaggi. Ora andiamo a togliere un campo che avevamo scelto qui apposta per far uscire un errore. Vedete, ci uscirà un errore perché abbiamo tolto il customer ID che faceva parte dell'operazione effettuata qua dentro. E qui è interessante perché se noi clicchiamo direttamente qui, dove ci dice che c'è l'errore, ci apre direttamente la configurazione del tool in cui c'è l'errore. Questo è comodo soprattutto quando si hanno dei workflow molto lunghi, tutte le volte andare a cercare a destra e a sinistra quale sia il tool, così è indubbiamente più comodo. Adesso reinseriamo il nostro ID dell'utente, così possiamo andare avanti. Abbiamo l'ID, il totale delle visite e il totale delle spese. Mettiamo una formula. Ora, se volessimo
andare ad aggiornare un campo che esiste già, ne possiamo scegliere uno, altrimenti possiamo creare una nuova colonna, chiameremo media. Il tipo dovrà essere double o qualsiasi altro campo che ha a che fare con i numeri. E qui abbiamo il nostro pannellino per le operazioni. Qui abbiamo l'elenco di tutte le funzioni disponibili. Abbiamo if, condizionali, conversione. Data e ora, calcolare le differenze, qualsiasi operazione sulle date, finanziarie, matematiche, gli operatori. Noi adesso dovremo andare a fare una divisione, il totale della spesa fratto il numero delle visite. Quindi, cliccando qui abbiamo tutte le colonne che fanno parte della nostra tabella. Somma della spesa diviso la somma delle visite. Gli operatori matematici più o meno per diviso si possono scrivere tranquillamente dal tastierino numerico o dalla tastiera, o altrimenti si possono scegliere qui. Se io clicco qua, mi viene il più, esattamente come se lo scrivessi a mano. Mandiamo in esecuzione ed ecco che abbiamo la nostra media. Ora prendiamo un sort. Per ordinare i nostri campi in base alla media discendente, così avremo dalla spesa più alta a quella più bassa. E per finire prendiamo un sample e gli diciamo che vogliamo vedere i primi tre record per vedere i tre clienti che hanno speso di più in media. Ed ecco che abbiamo la nostra classifica dei clienti più spendaccioni. Volendo possiamo anche tornare qua indietro, aggiungere anche la città alla nostra tabella. In questo caso per farlo ci basterà scegliere il primo o l'ultimo, perché intanto ad ogni cliente corrisponde sempre la stessa città, visto che è sempre la stessa città quella in cui abita, quindi che ci dia la prima o l'ultima che trova, a noi in realtà non ci interessa. Ora che abbiamo aggiunto anche la città, qui possiamo ad esempio sceglierla e in questo modo avremo la top 3 dei clienti che hanno speso di più per ogni città. Quindi avremo esattamente la top 3 per la città di Arvada, 3 per la città Aurora e via dicendo. Ora che abbiamo finito di effettuare tutte le nostre operazioni, dobbiamo decidere cosa farne del nostro risultato. Qui tra gli strumenti abbiamo il Browse Tool che ci permette di visualizzare a monitor quello che abbiamo fatto. Si apre la nostra tabella e possiamo vedere. Altra opzione è quello di salvare il file proprio su un file esterno. Clicchiamo qui, scegliamo un percorso, chiamiamo Spesa Media Prova. Possiamo scegliere il tipo di file, noi scegliamo file di Excel e salviamo. Possiamo anche dare un nome al nostro foglio di lavoro, lo chiameremo spesa media. Andiamo in esecuzione, andiamo a vedere che è stato creato il nostro foglio con il foglio di lavoro qui con il nome che abbiamo indicato. L'output tool però ci permette anche di scegliere altre opzioni qui. Con Create New Sheet noi andiamo a creare tutte le volte un nuovo foglio, quindi se io lascio questa impostazione qui e successivamente andrò ad utilizzare di nuovo questo workflow, succede che mi darà un errore perché dice esiste già, non lo posso creare di nuovo. Quindi cosa dobbiamo fare se ci capita di riutilizzare lo stesso flusso più di una volta? Dobbiamo andare a scegliere una di queste altre opzioni. Sovrascrivi file, remove, praticamente va a cancellare il vecchio Excel e lo salva nuovo. Anzi, facciamo così, vediamo la differenza. Togliamo il nome della città dalla nostra top 5
E vedete che ha proprio cancellato tutto e ci ha scritto questo. Se invece non vogliamo andare a toccare il file originale, ma lavorare soltanto sul foglio, abbiamo queste due opzioni qui. La prima va praticamente a scrivere ogni volta i dati nella prima riga libera che trova. Adesso noi proviamo ad aprirlo. Vedete che questi erano i primi tre. Ne ha aggiunti altri subito sotto. Se invece gli diciamo di sovrascrivere il foglio drop, lui andrà a cancellare quello che c'è scritto solo nel foglio e scriverà i nuovi dati. Bene, questo è tutto. Adesso abbiamo un po' delle informazioni iniziali per poter iniziare a lavorare con Alteryx. Ci vedremo presto con un altro tutorial. Ciao!